Signori, buonasera e benvenuti finalmente al rullo di tamburi a Glyph of Drawing, ovvero la live dei disegnetti con F. De Vitarte. Insieme a me c'è anche la nostra cara Ari. Ciao ragazzi. Ovviamente stasera siamo in una live femminile. Dancetto. Balliamo, faccio la danzetta della live al femminile. Appena gli uomini Hashtag che emozione. se ne vanno, mettiamo facciamo il piano per la conquista del mondo. Sì, assolutamente. Sì, però ecco, però c'è da dire, sì, non siamo tutte donne, alla regia c'è il nostro Sean che sta reggendo tutta questa emozione, tutta questo lui fa le cose con l'audio, con le cam. Noi facciamo la parte della live, noi facciamo la parte della live. Però grazie al nostro carissimo Sean, un cuoricino, a Seanmino. Tanti cuoricini. Beh, che Bene. dire che possiamo anche incominciare. Non abbiamo, diciamo, andremo un po' a braccio stasera perché Sì, direi proprio di sì. Allora, ci sono intanto tanti io ho confronti. una domanda perché probabilmente molte delle persone che ci seguono oggi non lo sanno. Flavia, che cosa disegni oggi? Allora, oggi facciamo una delle illustrazioni che io produco di solito per la campagna che viene sempre pubblicata nel canale YouTube dei Five Dragons Collective, All'ombra dell'albero che crescerà. Questa sera facciamo l'illustrazione della sessione numero 34. 34, sì. Di cui ancora non c'è un titolo ufficiale, poi lo vedremo magari alla fine, perché solitamente a me piace mettere i titoli alla fine. Ma vedremo un confronto tra due personaggi molto particolari, di cui uno è anche un personaggio che probabilmente chi segue i Five Dragons Collective conosce già abbastanza bene, Sì. però non voglio spoilerarvi Non niente, facciamo quindi. troppi spoiler. Io comunque sono molto contenta del fatto che in questa live disegnerai uno dei miei personaggi adorati, nel senso uno dei miei personaggi che ho amato di più in assoluto, anche se Quindi qualcuno non l'ha amato particolarmente, però io non sì, in capisce un realtà. cazzo, cioè sono allora se non so se da Twitch si vede già la schermata mia Allora, Sham, comincia a condividere la schermata di Flavia, direi, così condivide intanto la schermata di Flavia. ringraziamo iSoYu22 per il follow, grazie. Oh, Grazie. grazie mille. Allora, intanto, come dicevamo, stasera Flavia farà questa illustrazione. In cui praticamente allora, io mastero durante la settimana, almeno una volta a settimana, una mia campagna scritta da me medesima con tanto di idee strane. E diciamo che questa campagna che si chiama All'ombra dell'albero che crescerà. È una campagna in realtà non solo masterata da me, è una campagna multimaster. Uè, Mopstop, hola Selling anche. Hola a tutti. All'ombra dell'albero che crescerà è in realtà, diciamo, questa campagna multimaster in cui ho preso i miei bellissimi giocatori e ho detto, bene, voi passerete nelle mani di tre diversi master. E così sta andando. Spesso mastero io, hanno affrontato un grandissimo pezzo con Sed, che ha masterato loro, e ci sarà anche una parte in cui loro saranno con un altro master che si chiama AVDF, che è anche non solo un master di grandissimo livello, ma è anche uno scrittore di avventure. Le sue avventure le potete trovare anche su DM's Guide. Io
Io nel frattempo rimango affascinata sempre da quello che fa Flavia, mentre io mi perdo in chiacchiere. Comunque, ho girato gli occhi 2 minuti, ha già disegnato mille robe. Io sì, impressionatissima. Ari, cari lì, da qua a quando arriverà, tipo, farà tipo 600 tipo livelli, e tu alla fine tipo vedrai quello finale e dirai: oh my god, che cos'è questo? Cosa sta succedendo? Comunque, io già riesco a percepire le vibe di questo schizzo e sono molto fighe, molto fighe. Comunque, vi dicevo, sì, io massero questa campagna e siamo arrivati ad un punto in cui c'è stato questo stallo alla messica, alla... non alla messicana, non so se si dice alla messicana. Sì, è uno stallo alla messicana, diciamo, un confronto, stallo alla messicana è più che altro un punto in cui magari ci sono più persone che si confrontano, e quindi c'è, diciamo, una cosa che viene dal western, no? Quando ci sono più persone che si puntano le pistole addosso, e però si crea uno stallo, appunto, una cosa in cui nessuno si può più muovere. Però in questo caso, più che stallo alla messicana, semmai parliamo di un momento in cui un confronto, diciamo, molto teso tra sì. dei personaggi, tra l'altro due NPC, non due personaggi dei player. C'erano anche i personaggi dei player, ma loro, come dire, si sono trovati più che altro ad assistere a questa scena. Diciamo, questa cosa coinvolge il mio personaggio in particolare, perché si tratta di uno stallo tra il patrono del mio warlock, che si chiama Dante Malaspina, e il patrono del mio warlock, quindi, è la capitana della nave La Stella dei Mari, la capitana ospitale, diciamo. Nonché Rail Reef. Rail Reef, appunto, per questo dicevo, per personaggio che chi segue, esatto, il canale, chi conoscerà. Esatto, chi ci segue su YouTube e conosce, diciamo, le nostre avventure, soprattutto quella di questo Saltmarsh, conosce sicuramente la ciurma della Stella dei Mari, che ovviamente è capitano, di cui il capitano è Rail, ma ci sono anche gli altri forsennati, tra cui Tullio, Miguel e Bosun. C'è da sottolineare però che il personaggio, il patrono di Flavia, per tutta la campagna, è interpretato dal nostro carissimo Sergio. Quindi chi segue in realtà poi il podcast arriverà a un certo punto in cui, come dire, vi arrenderete conto che il patrono non è nient'altro che la voce di Sed, sì, che fa il patrono in maniera piuttosto, come dire, dall'arco di Waterdeep in poi sarà Sed comunque a interpretare. Perché, come dire, ora su YouTube, le puntate su YouTube, ancora dobbiamo arrivare a Waterdeep, mentre qua invece nelle sessioni live, diciamo, siamo arrivati ormai che abbiamo anche lasciato Waterdeep. Però poiché l'arco di Waterdeep è stato masterato da Zed, lui, come dire, ha preso in mano il personaggio di Percival e gli è piaciuto talmente tanto che ha deciso di tenerselo caro anche ora, come dire, che il mastering è tra le reti di Saphir, quindi e che, devo dire la verità, mi piace parecchio questa cosa, come dire, che come se fosse una sorta di secondo personaggio giocabile, anche se ovviamente non è mantiene le funzioni di un NPC alla fine, però cacchiarola, cioè, però è molto bello, perché io penso anche che nel podcast faccia il suo effetto sicuramente, poter sentire, come dire, un'altra voce che interpreta un NPC. Uh-huh. È sempre bello avere il master che ti fa tutte le voci degli NPC, ma è anche bello, suppongo, vedere un NPC importante come un patrono, che sì, in questo caso è così importante per il tuo personaggio, perché è una figura molto presente oltretutto, e sentire che effettivamente abbia una sua voce,
un suo portamento che venga arruolato da qualcuno, e io questa cosa la trovo bellissima. Oltretutto poi nel podcast ovviamente ha il suo effetto. Sì, la prossima settimana tra l'altro uscirà il nuovo episodio del podcast di All'ombra dell'albero che crescerà, quindi ragazzi ricordatevi che è una homebrew e la trovate sempre su YouTube, quindi non perdete, vero? E direi che Flavia qua sta andando tipo ultra spedita, già vedo io le posizioni velocissima. Eh sì, ma è brava la nostra Flavia, diciamo, con la tipo di specializzazione che ho, cioè io vengo dalla scuola di fumetto, quindi la velocità è abbastanza essenziale, perché non solo vabbè per le scadenze, perché ovviamente chiaramente ci sono delle scadenze da rispettare, ma si dà più importanza naturalmente al non tanto ad avere un risultato perfetto, ma ad avere un risultato godibile. Quindi pure se non sono, ecco, pure se non è tutto perfetto dal punto di vista tecnico, però almeno, come dire, avere riuscire a trasmettere un'emozione, il vibe generale della scena è importante. Poi sì, certo, anche dal punto di vista tecnico è importante, ma in realtà poi alla fine viene in secondo piano in molti casi. Ti capita di fare degli studi di diverse espressioni di un solo personaggio? Sì, ma per esempio, ecco, mo da poco ho pubblicato sui social uno studio che ho fatto invece di pose proprio con Percival, tra l'altro, perché avevo visto una cosa molto sfiziosa sui social. chi ama disegnare, ho un piccolo life hack per voi, che se volete disegnare uno spellcaster, una persona che lancia incantesimi, come immagini di reference, se volete avere quindi un'idea di come posizionare il vostro personaggio. Sì, Milo, Sham, abbiamo perso l'immagine di... Sta alzando le voci. Okay. Quindi fermati Flavio, non fare Flavio. Serva Flavia, diciamo come a Masterchef, giù la penna, alza le mani, okay. Non ti muovere. Vabbè, cioè io intanto continuo col disegno, giusto perché così mi tolgo da mezzo, diciamo, le cose secondarie. Ok, a posto. Okay. Che stavo dicendo? Se volete disegnare spellcaster, persone che lanciano incantesimi, cercate come immagini di reference direttore d'orchestra. Cioè, cercate foto di direttori d'orchestra, perché i direttori d'orchestra, se vede, ci sono delle immagini dei concerti, magari, che sono state scattate per degli articoli di giornale, eccetera, eccetera, e hanno delle pose pazzesche, perché ovviamente agitano le mani in quella maniera, come dire, per dare il tempo all'orchestra, però alcuni soprattutto hanno una gestualità, una verve che è molto che fa molto, no, con la bacchetta. Ok, così va bene. Che comunque quando vedi i direttori d'orchestra, no, con la bacchetta, cioè, fa così, molto. Sto castando una spell, sto castando vada che davvero, no? Cioè, sì. È veramente una cosa così che. Che magari vedi anche il movimento dei capelli, perché loro mentre fanno il gesto si agitano, quindi vedi anche proprio la dinamicità del movimento. E quindi sì, mi capita spesso, comunque ho provato a fare questa cosa proprio con il nostro col nostro necromante preferito Percival. E sì, poi dopo questo che dire, guarda, io ti faccio una domanda. Tanti saluti a Lia Cat, che finalmente è qua e dice: eccola! Nessuno casta come direttori d'orchestra. E hai ragione. Ed è un piacere intanto averti qua stasera, carissima. Buonasera. Ciao. E comunque, sì, direttori d'orchestra.
questo fascino, questi movimenti. E dicevo, volevo farti una domanda su quello che hai detto prima. Ti volevo chiedere una curiosità mia da ignorante, sul tema. Quanto, perché tu hai parlato appunto di aspetto tecnico, no? Nel fumetto. Quanto si può definire tecnico? Cioè, perché poi chiaramente ognuno ha il suo stile. Sì. Quindi, quanto varia il tecnico da poi lo stile che utilizzi per disegnare? Allora, diciamo che il tecnico, cioè tu quando studi fumetto, in realtà dovresti sempre cominciare dalla base, cioè tu ti devi pigliare il manuale di anatomia e studiarti la figura umana. Dopodiché, nel momento in cui hai fatto questo passaggio, nel momento in cui hai capito bene o male come si comporta un corpo umano, poi ovviamente ci sono come modelli, all'inizio si usano corpi, diciamo, nella media, poi ovviamente tu col tempo ti impari anche a fare corpi che sono appunto con massa corporea più grande oppure massa corporea minore, ma insomma, poi quello te lo vedi tu col tempo, perché chiaramente chi dice no, io non disegno le persone grasse, no, vuol dire semplicemente che ti blocchi e che non vuoi avanzare come. Non vuoi imparare a fare altre cose rispetto alle basi, però normalmente la base, come base si usano corpi, diciamo, nella media, mediamente muscolosi, per capire come funzionano i muscoli, come funziona la struttura ossea, quindi per non fare, come dire, cose inenarrabili a livello proprio tecnico. Dopodiché, nel momento in cui tu, come dire, hai un'idea di come funziona la base, puoi variare come cacchio ti pare e piace. Cioè, io, per esempio, che so, ora vi faccio vedere come faccio il braccio di Rail. In teoria non viene così esagerata la linea, questa linea qua che ho appena fatto, la linea del gomito, tra il gomito e l'avambraccio, non è così accentuata, però poiché io ho uno stile più cartoon, naturalmente esagero di più certe caratteristiche. Le braccia a volte mi vengono più lunghe del normale o altre cose, ma in ogni caso, bene o male, le proporzioni restano quelle che mi sono state insegnate studiando anatomia, diciamo, l'anatomia come dovrebbe essere fatta. Dopodiché, sì, poi subentra lo stile, quindi ci sono delle leggere variazioni, non enormi, però ecco. Sì, cambia un po' rispetto allo standard. Ecco, non tutti hanno uno stile di disegno bonelliano, per dire. Anche perché sarebbe noioso se ce l'avessero Giustamente, cioè, se no non avrebbe. Se fosse uno stile di disegno per tutti uguale, sarebbe un esatto. po'. Perdonatemi lo slender serale sulla Bonelli, ma io ho un problema con quella casa editrice perché appunto sono un po' troppo standardizzati dal punto di vista illustrativo, però questa è un'opinione mia. Ma dimmi, ma quindi se non ricordo male, tu avevi anche, come dire, tu hai anche, diciamo, lavorato per una casa editrice? E Allora, come ti sei trovata? io al momento sto lavorando per la. Allora, in realtà devo dire la verità, io ho lavorato anche per la Bonelli, ma come aiuto colorista, perché ho fatto l'aiuto colorista per la serie del commissario Ricciardi, che è uscita per la Bonelli e che è stata presa in mano dalla scuola di comics di Napoli, appunto quella dove Ok, ho quindi studiato comunque è io. un lavoro importante. È Diciamo, stata con cioè. il nemico, dice Plesiot. Esattamente. Già ti dicono che sei Esattamente. andato dal nemico. Sono stato dal nemico. Vabbè, fondamentalmente perché come dire, c'è stato un momento in cui hanno avuto dei problemi con le scadenze e quindi hanno chiamato anche ex studenti per cercare di tamponare questa cosa, perché veramente cioè, mi hanno contattata sotto Natale per una consegna di gennaio. Quindi purtroppo succede anche questo. Detto questo, io ho lavorato, per ora ho lavorato solo per una casa editrice online che però purtroppo ha chiuso
E ora in realtà ora sto lavorando per la Shockdom, per un volume a fumetti che si spera uscirà nel 2023. Non so bene quando, anche perché, come dire, sto ancora in piena fase lavorativa, non so quando. Quindi com'è la realizzazione, cioè realizzare un fumetto completo? Cioè tu teoricamente di solito ricevi lo scritto, no? Sì. Tu ricevi lo scritto e tu interpreti liberamente quei disegni, ciò che c'è scritto? Per il volume che ho pubblicato con l'altra casa editrice online, non c'era lo script, perché praticamente la storia l'ho scritta io, quindi non ho avuto bisogno di scriverla fondamentalmente, perché a me quando scrivo in realtà io già disegno, nel senso che faccio il layout e insieme scrivo i dialoghi. Per quest'altra storia invece sì, c'è uno sceneggiatore, e quindi lui mi ha mandato la sceneggiatura e io ho interpretato quello che lui ha scritto nella sceneggiatura. Quindi parto da quello, parto dalle bozze, quindi abbozzo un po' come viene la scena, lui mi dice sì, ok, va bene così, oppure magari cambia questo pezzo qua. Fortunatamente abbiamo dovuto fare pochi cambi per quanto riguarda l'impostazione delle tavole, delle scene. E dopodiché ora io sono nella fase di chine, quindi cioè sto ripassando quello che ho fatto, diciamo, ho abbozzato, e poi arriverà la fase dei colori. E quindi sì, quindi poiché sono io l'unica che si occupa di questo lavoro, non sono stata affiancata da un colorista, per la fine se ne parlerà a marzo, se tutto va bene. Però ti faccio un'altra domanda. Ti sei mai provata a disegnare una scena o un personaggio che non avevi il feel per quel momento in particolare, diciamo? Domanda un po' difficile, non lo so. Allora, sai, proprio quando dici non mi dice niente, tipo leggi un pezzo e dici non mi dice niente. Non mi dice niente, non mi è mai capitato, perché tutti i personaggi che finora ho fatto mi hanno sempre trasmesso qualcosa. Devo dire la verità, più che altro quello che mi infastidisce a volte è un po' la ripetizione della scena. Cioè tu devi, ovviamente quando c'è un personaggio che compare più volte, lo devi disegnare più volte, e quando il suo character design è complicato diventa a volte pesante farlo. Per esempio, io in questo volume a fumetti ci sono due personaggi che portano un set di armatura completo. Ok, quindi lì devi vedere con tutti i dettagli. E le armature, mannaggia la miseria, sono complicate. Immagino. E quindi, come dire, questi sono due personaggi che compaiono sempre. Sono i coprotagonisti del volume, e quindi... Cioè, Sandy che fa una domanda, dice: per caso fai delle commission sui vari social? Molti cercano disegnatori per il proprio PG in D&D, certo, anche in altri ambienti. Assolutamente sì, io faccio... Adesso ho aperto delle commissioni, sto continuando adesso a fare commissioni, e in realtà molte delle persone che mi contattano sono o persone che scrivono e che quindi vogliono i loro personaggi prendere vita, diciamo, o sono proprio player. Io una volta ho fatto un intero party, perché tutti i giocatori piano piano mi hanno contattato e mi hanno chiesto i loro personaggi. Però sì, fondamentalmente se volete una commissione mi dovete contattare su qualsiasi social, mi trovate. Chiaramente il nome è lo stesso che c'è sotto la cam. Esatto, il nome è sempre Demitart, e potete trovarmi. Vogliono dei link, regia, vogliono dei link, perché regia, noi non cerchiamo i nomi. Link, esatto, perché qui siamo noi persone professionali e noi diamo le cose così come devono essere. Allora, su Instagram,
sotto F de Vitart. Sì, no, chiaramente. I link, spammare i link. Instagram va bene anche perché là, quindi riesco a vedere sempre le notifiche, perché magari su Facebook. Facebook è... non si può dire questa cosa in live. Non dica. Lasci. Eccola, la nostra Liatcat al posto del nostro gentilissimo Sham ha pubblicato il link. Quindi adesso ricordiamo tutti a Sham che è licenziato. Esatto, Sham è licenziato, mi dispiace, la regia voi non la sentite, si sta urlando e si sta strappando i capelli in questo momento. Sham, vabbè, non fare dai, così, povero, come povero. Sham? No, Sham, ti prometto, ti giuro, ti compro un cagnolino. No, non ti licenziamo più, Sham, va bene. Sì, no, comunque vabbè, su Instagram è più facile perché appunto con i messaggi diretti mi trovo meglio. E sì, niente, io sto qua, quindi a parte, come dire, lavorare, disperarmi a disegnare armature su personaggi a fumetti, faccio anche i vostri personaggi, insomma, se volete un token per il vostro personaggio o qualcos'altro del genere, per carità, io sono sempre contentissima di fare commissioni di personaggi di D&D, è un po' la mia specialità, diciamo, mi piace tantissimo disegnare personaggi, proprio fare character design, è un po' quello in cui, non dico mi sono specializzata, però sicuramente la mia comfort zone. Quello che si nota sicuramente sempre dalle tue illustrazioni, a parte che poi chi segue il podcast su YouTube poi vedrà per ogni sessione vedrà un'illustrazione, quindi potrà vedere anche l'evoluzione anche di come Flavia interpreta o dà sempre quella prospettiva diversa o quel tocco in più non solo ai personaggi rispetto a quello che sono le loro emozioni, le loro espressioni, ma anche rispetto a, ad esempio, appunto a quello che sta accadendo, anche i fight stessi. Cioè Flavia ha fatto uno sketch del nostro Lunedil, che poi magari faremo vedere magari forse più avanti. Che è una delle tavole di fumetto, sì. Sì, ha creato proprio delle tavole di fumetto, sono venute mostruose, raga, cioè sono venute bellissime. Il nome di fatto. Scusa, sì. Saf, se ti interrompo, c'è Liat che dice assumetemi come PR. Se ti possiamo pagare in tanto amore e riconoscenza, volentieri. tranquilla, per fortuna comunque Sham che ha tenuto a pubblicare quel suo personalissimo link, questo personalissimo nome, sono Sham, nuovamente il link, perché qua le cose non si fanno bene o non si fanno proprio. Giustamente. No, beh, comunque sì, cioè mi sono sfiziata a fare alcune scene, in particolare ecco, anche quella di Dunedil contro le manticore è stato più che altro un esercizio anche per me, che quando feci quella scena all'epoca non disegnavo una tavola di fumetto da un bel po' di tempo, specialmente una tavola dinamica, delle tavole dinamiche come quelle, quindi sì, perché per chi non lo sapesse, e vi prego andatevi ad ascoltare l'episodio che tra l'altro c'è su YouTube, c'è stata una scena spettacolare in cui il nostro mago Blade Singer si è teletrasportato sulla groppa di una manticora e le ha tranciato l'ala, cioè non tranciato del tutto perché non c'è riuscito, però le ha tagliato un gran pezzo di ala, ed è stato un momento pazzesco, cioè mi ricordo in game che proprio tipo brocco. La chat esplose in quel momento, mi ricordo proprio tutti quanti. Che cazzo! No. Cioè,
esplosi, raga. Un momento pazzesco quello. E poi comunque io devo dire, ti invidio molto, perché vedi, ad esempio, io sono molto... Quando ruolo anche in privato così, no? E ci sono delle scene del genere, io in testa me lo figuro, ok? Anche stile disegnato. Non sapendo però disegnare, mi mangio le mani, perché dico... Cavolo, questa scena sarebbe troppo da prendere adesso, subito, mettersi lì, la dovresti disegnare, e quando non lo sai fare è bruttissimo, quindi io ti invidio un casino. Però pure, vabbè, disegnare sì, è un grande passo avanti, però anche a me proprio piace anche riascoltare a volte alcuni pezzi, perché proprio anche... dalla voce dei giocatori, del master, eccetera, vengono trasmessi a volte delle emozioni pazzesche. Ecco, mo parli del diavolo spunto alle corna. Lì Atkat, che sta là in chat, che sta ad ascoltare la live, la signorina ogni tanto caccia delle descrizioni delle sue spell che fanno paura, talmente che sono belle. Cioè, lei, uno dei primissimi fight, la prima boss fight che avemmo, lei ha un chierico della tomba che... Si è presa un punto di ispirazione lì. Sì, si è presa un punto di ispirazione per quella descrizione. A parte che il chierico della tomba è uno delle migliori sottoclassi, punto, di D&D, secondo me, perché il chierico della tomba, cioè, è pazzesco come build, come... Fortino, sì. Ma proprio lei fece Path of the Grave e la descrizione fu viscerale, pazzesca, cioè fu una cosa bellissima da ascoltare in quel momento. E anche nell'ultima sessione, l'ultimissima sessione in cui abbiamo giocato, che non comparirà su YouTube per un po', però lei ha fatto un'altra cosa che non mi ricordo più come si chiama, però... tipo il fumble, quello là che sì, che toglie il crit, esattamente. Non mi ricordo ecco, Sentinel at Death Door. E lei l'ha descritto in una maniera talmente bella, perché ha salvato la nostra ranger stava per essere colpita con un crit e quindi stava per essere fatta, cioè sa, per ricevere delle belle mazzate, ma è stato pure là un momento bellissimo, cioè veramente come la descrizione di una spell fa molto, anche solo descrivere ciò che fai fa molto, come dire, per mettere il setting, per dare della situazione. Però sai, quando poi non le cioè chiaramente essendo registrata la puoi risentire. Però ad esempio, per dire, una campagna in privato che gioco, che a me sta tanto tanto a cuore, va avanti da un anno e mezzo, anche di più, ci sono state delle scene che davvero indimenticabili. Noi piuttosto andavamo su internet a cercare dei disegni, capito, che fossero compatibili con quello che era successo, perché erano, cioè, nessuno sa disegnare ed erano scene che ti facevano esplodere il cervello. Quella che però alcune scene sarebbero molto difficili da riprodurre come sono avvenute, quindi, come dire, c'è un po' quello e un po' quello alla fine. Per esempio ci sono delle scene che mi sarebbe piaciuto fare, ma poi ci ho pensato, detto no, vabbè, cioè, come faccio? Però sai, anche il culmine di una scena, ad esempio io tuttora su Roll20 ho la scena di un bacio, che è l'immagine che abbiamo scelto quando c'è stato un bacio abbastanza importante tra il mio PG e un altro. E capito, poi tutta la scena in generale è stata bellissima, non sarebbe stato possibile disegnarla tutta, però siccome il culmine è stato il bacio, si è cercato quello, capito? Chiaramente. Cioè, nel caso, per dire, se fossi in grado di disegnare, avrei disegnato quello. Sì, no, sì, sicuramente sì, vabbè, poi ci sono, diciamo, delle scene che hanno un culmine, però magari ci sono altre che invece veramente sono complesse, cioè anche solo fare un punto di una scena è complesso. Per esempio, per l'ultima sessione che abbiamo giocato,
che sarebbe la numero 36. E pensavamo di fare una scena corale in cui combattiamo contro dei goblin, però in realtà, come dire, tutto il setting è un po' difficile da mettere in pratica, perché anche c'è proprio lo sfondo su cui noi abbiamo combattuto, che è una specie di enorme mostro, un kraken spiaggiato che è stato preso, che come dire, è stato invaso da questa... Basta, spoiler! Però basta. Spoiler, non diciamo come è finito il fight. Non diciamo niente, dai. Comunque sì, Liat, la campagna però... che gioco in privato è piena di ship incasinatissimi. Io l'amo anche per quello. Ship. Io devo mettere una cosa, che io durante Descent into the Avernus, che abbiamo giocato... c'era la ship tra il chierico Tiefling e il mio personaggio, e io lì sono andata di ship, il primo bacio me lo sono disegnata da sola, non che io sia, cioè, chissà che cosa, so fare quattro linee. Mi hai fatto vedere alcune cose tue, non sei mica male. Sì, però ci vuole sempre allenamento. Chiaramente, quello è la base di qualsiasi cosa. Cioè, se non c'hai la costanza, se non c'è l'allenamento, c'è poco da fare. Ma per questo io dico che puoi imparare a farlo anche in età avanzata. Cioè, per dire, a me uno degli esempi che do sempre è Van Gogh. Raga, Van Gogh ha imparato a disegnare a 27 anni, alla mia età. Cioè, io ora ho 28 anni. E Van Gogh ha iniziato a disegnare adesso, praticamente. Liat, in età avanzata. Cioè, io, perché io mi considero vecchia, perdonatemi. Sono la prima di... No, vabbè, tranquilla. Io sono vecchia, il fatto che non lo do a vedere, almeno ci provo, cerco di fare... No, ragazzi, ho abbracciato questa cosa, perché sono la prima di 7 cugini e tutti mi danno della vecchia, quindi ormai... Io sono vecchia dentro, invece, ecco. Proprio nella vita in generale. Appunto, cioè, nel senso, ho deciso di abbracciare questa cosa, di mio essere vecchia dentro e questa cosa qua, quindi ormai... per me, io parlo dei 27 anni, fossi già con un piede nella fossa, anche se tecnicamente... Quando hai una grande famiglia e magari sei la primogenita, quindi magari ci sta, che ti vanno a sentire la vecchia della situazione. Cacchiarola, l'ultimo cugino ha compiuto 18 anni, io mi sento male. Capito, sai cos'è? La parte peggiore è quando li vedi che sono piccoli piccoli, poi li rivedi dopo un po', ma quanti anni hai? 18? In che senso? Questo cugino qua io lo vedo sempre, cioè, è uno dei cugini che vedo più spesso, no? E quindi poi dico, ma dove cazzo sono finita? Dove sono passati 18 anni? Che significa che hai 18 anni? Mia sorella, ragazzi, io ho una sorella più piccola di 10 anni, ha compiuto 18 anni pure lei quest'anno, ma che significa che c'è 18 anni? Ma chi... Beh, guarda, io e mia sorella ci passiamo un anno e mezzo, E ogni tanto quando penso che... Io adesso faccio 26 anni a novembre, lei ne fa 25 a giugno, e dico, in che senso 25? Ma tu non avevi 10 anni tipo ieri? Anche se io ne avevo 11, 12, tu non avevi 10 anni? Come funziona? Questo senso del mio... come avevo detto, mi ricordo manco più che cosa avevo detto, vabbè, comunque, dell'essere attempati. Adoro come tu abbia gestito il peso della gamba, che si vede che è spostato in avanti perché lei sta sparando. È bellissima questa cosa. Cioè, lei l'ho fatta nel secondo prima in cui preme il grilletto. Sì, sì. Questo è il secondo prima, perché c'è Durendil che, come dire, sta guardando. Durendil è quello che sono in signatura. Mi sta guardando la scena, come dire, oh no. Che cazzo, non parlo. Oh no. E intanto c'è Percival che ovviamente la guarda come il pezzo di merda che è, con la faccia. Sì, vuoi sparare? Spara. E vedi tu, quindi povero, sì. Povero Dunedil che ne vede di cotte di crude. Dunedil, sì, diciamo, a proposito di ship, ecco, cioè, in questi...
tutto questo, anche nell'albero ci sono delle ship, anzi c'è una ship in particolare, che è quella tra il mio personaggio, il Warlock, e il Dunedin, il mago. Solo che appunto c'è il mio patrono di mezzo, che tra l'altro è anche l'ex fidanzato del mio personaggio, quindi... Ah, hai capito. Situazioni complicate. Problematico. Sì, solo da poco, solo nell'ultima sessione, Dunedil e il mio personaggio Dante sono riusciti a parlare senza la presenza di Percival, perché Percival normalmente è una presenza costante nella mente di Dante. Cioè, essendo un patrono, giustamente. Percival può intervenire in qualsiasi momento. Può il triangolo necro-romantico, esatto, Mop sempre sul pezzo. E chiaramente, quindi, come dire, Dante ovviamente soffre anche questa cosa di non avere un attimo di privacy. Chiaramente, vuol dire, Percival per altri motivi se la sta vivendo anche peggio. Però, come dire, non avere un attimo di privacy per tot tempo di fila, tot mesi di fila, non è certamente una cosa carina da... Vabbè. Quindi solo ultimamente, come dire, Dante è riuscito un attimo ad avere un momento di privacy con Dunedil. Non hanno fatto niente fondamentalmente, hanno parlato finalmente in maniera, come dire, senza il terzo incomodo, ecco. Per tu. Esattamente. È stato un bel momento, è stato un momento molto a culo, devo anche ammettere. Sì, esattamente, perché io non immaginavo che avrei dovuto fare un tiro per poter entrare in quello spazio, perché, come dire, hanno potuto parlare perché c'è un modo in cui i nostri personaggi, i personaggi del party sono connessi, niente spoiler, però... Esatto, occhio agli spoiler. No spoiler, però fondamentalmente c'è un modo per cui loro possono stare in comunicazione, ma ancora non sappiamo dettagli, non sappiamo esattamente come funziona, quindi quello che io Dante e io anche Flavia, giocatrice, ho fatto nell'ultima sessione è stata un po', come dire, un test per dire fammi vedere come funziona questa cosa. Ha funzionato per culo, quindi questa cosa mi fa capire che effettivamente c'è di più sotto, c'è di più ed è fuori dal vostro controllo. Ecco, chiaramente non abbiamo controllo su questa cosa, quindi, come dire, è stato un fatto che siamo riusciti a fare questa cosa grazie a dei buoni tiri di dadi. Dopodiché, comunque, è stato molto importante avere questo momento, anche solo per dire come stai, come ti senti, che succede, cioè anche solo per avere una conversazione così, senza però la pressione di avere qualcuno che ti sta osservando costantemente, che sta vedendo ogni tua mossa, che vede ogni tua parola, che controlla ogni cosa che dici. No, non necessariamente che lo controlla in maniera attiva, però anche solo avere, sai, la presenza di qualcuno che tu sai che sta lì. Sì, che sai che ti sente, che ti... Quindi, tu naturalmente sei portato a tenere a bada ciò che dici, a misurare le tue parole in qualche modo. Anche perché oltretutto poi se il tuo patrono si offende in qualche modo può toglierti i poteri e diventi vulnerabilissima, quindi devi stare sempre attenta. Anche a me. Ecco. Stretta di mano. Eccoci qua. Ed è una cosa terrificante perché molto in cui... Chiaramente, vuol dire, Dante, il mio personaggio, non ha chiesto questi poteri, non ha chiesto questo patto, né nulla di tutto ciò. Però nel momento in cui tu hai questo strumento a tuo favore, puoi in qualche modo anche riuscire ad aiutare qualcuno, delle persone, con queste cose. Beh, sì. Chiaramente nel momento in cui ti mancano, ti senti mancare la terra sotto i piedi, cioè... Momento in cui dici, mo che cazzo faccio? Mop, non è questione di patroni dispettosi, è che quando poi in un momento, no, di assoluto non pensare, dici al tuo patrono mi hai rotto i coglioni, vaffanculo,
Chiaramente non andrà bene. No, chiaramente no, chiaramente no. Poi, vabbè, ci sono anche altri risvolti, si sono scoperti anche altre cose ultimamente, però di nuovo, no spoiler. Però è così, cioè fondamentalmente la questione se rimane sempre che devi stare attento a quello che fai, a quello che dici. Anche perché nel mio caso, nel caso del mio personaggio, c'è anche il fatto che c'è stato dell'affetto tra i due personaggi, tra lui e il suo patrono. Quindi c'è anche un fatto di, ma io mo che faccio? Cioè lui sta là che vede tutto quello che io faccio come uno spettatore, vive la mia vita ma da surrogato. E quindi, cioè, ti devi anche un po' comportare di conseguenza. Come fai a metterti a fare una romance con un personaggio mentre c'è quest'altro Scusate. personaggio bloccato in questa situazione? Quindi ci sono tante cose da tenere in considerazione con questa Allora, in sì. particolare. Però in generale sì, il warlock in D&D è un... Quando fai un warlock devi tenere in considerazione questo, che c'è il terzo incomodo. C'è il patrono, sì, certo. Ci dico, Ria ti dice, ma che spot della L'Oreal. Vabbè, Dune di lei, il nostro spot, lui è la nostra Sailor Dune, Sì. Sailor Dune lo chiamiamo, perché oltre a fare gli spot alla L'Oreal, no, e ad avere i momenti Giga Chad, lui è quello sulla quale, diciamo, si impernea, diciamo, un po' il party, però allo stesso tempo il party ci si preoccupa tanto, no? Sì, diciamo, soprattutto all'inizio si era creata questa situazione in cui lui era un po' la voce della ragione, no? Un po' quello che, come dire, aveva sempre la testa sulle spalle, che non necessariamente sapeva come comportarsi, sapeva come agire, però era più la voce razionale, Era diciamo. il mammo del gruppo. Mammo non tanto, perché comunque Dunedin non è un personaggio estremamente affettuoso. È affettuoso, chiaramente non è una persona completamente anaffettiva, Ah, però bah, però attenzione, il mammo del gruppo è quello che non vi fa ammazzare con le scelte stupide. ah Non no, deve essere affettuoso. chiaramente. Vabbè, no, allora diciamo in questo caso, allora sì, sicuramente era un po' quello. Lui è anche il personaggio di Liaquat, che è la nostra chierica, tra l'altro. Sì, lui insomma ripeto, era un po' la voce della ragione. Dopodiché sono successe delle cose, tra cui anche, come dire, un po' l'intervento del patrono del mio personaggio, che l'hanno destabilizzato parecchio. Anche, come dire, delle cose che sono su successe, uno al mio personaggio e due in relazione al mio patrono, che hanno destabilizzato il personaggio di Dunedil in maniera molto significativa, e quindi ovviamente in questo momento i membri del party sono un po' preoccupati anche per lui, per dire: ma non ti devi addossare tutto tu le preoccupazioni del nostro party, quindi anche le tue cose, le cose che stanno a cuore a te, quello che ti preoccupa, condividilo con noi. Infatti si è creato un momento molto bello nell'ultima sessione che... Ma, come dire, ma il giocatore di Dunedil, Sarumoth, che sarà probabilmente in chat, se non c'è, vabbè, non fa niente, lo salutiamo. Ha detto una cosa molto carina, perché nel momento in cui c'eravamo io, il mio personaggio e il personaggio della Ranger, che l'hanno supportato in un fight, lui, come dire, di solito va in melee e quindi è quello che sta, che pia più mazzate solitamente, oddio, non necessariamente, però ecco, Se è le quello botte, però se le che prende le rischia, botte. diciamo, è quello che rischia più di prendere mazzate. E c'era un momento molto carino in cui sia il mio personaggio che quello della Ranger lo hanno supportato, nel senso, hanno il mio personaggio con Eldritch Blast e quello della Ranger con l'arco e le frecce l'hanno tenuto, l'hanno supportato, e lui proprio ha descritto in quel momento. Il giocatore ha descritto in quel momento il fatto che il suo personaggio sente la presenza dei suoi amici ed è confortato da quella presenza, quindi anche nel momento in cui si trova a contrattaccare, ha
ha la serenità giusta per farlo, è più sereno nel momento in cui sente il supporto dei suoi amici. Questa è una cosa che non è passata inosservata, che anche se i personaggi non l'hanno notato necessariamente, però i giocatori sì, e mi è piaciuta moltissimo come puntualizzazione. E quindi sì, niente, tante cose carine. Tante cose carine. Sono successe tante cose, noi ci impegniamo a far uscire il podcast, sinceramente, e alle volte è un po' impegnativo perché ovviamente c'è il prodotto, per chi lo ascolta su YouTube, cioè dietro c'è tanto lavoro di editing, ragazzi, non credete che anche solo perché sia un podcast non sia estremamente lavorato per renderlo, diciamo, fruibile a chi magari, cioè in modo tale che possa la storia diventare più piacevole. La scelta di un podcast, perché ai tempi diciamo non abbiamo considerato che potesse essere interessante riprendere i giocatori, quindi abbiamo pensato di fare un podcast perché volevamo più che altro che si ci concentrasse sulla storia, su quello che tu ascolti, sulle interazioni, anche in modo tale che magari chi ascolta possa immaginare un po' più liberamente rispetto a chi osserva un video di un con le mappe, con le cose, cioè là immagini realmente a 360 gradi la scena. Quindi anche sì, la scelta del podcast è stata data da questo. No, ma infatti poi, come dire, è un contenuto. Poi ci sono le illustrazioni di Flavia, comunque, che rendono sempre giusto il capitolo, la puntata, rendono sempre, cioè danno sempre un punto di ancoraggio a chi come dire chi sta seguendo. Sì. Sì, sì, ma io penso sempre che il modo in cui mi sono avvicinata a Dungeons & Dragons è stato un podcast di D&D, di Adventure Zone, che a differenza per esempio di Critical Role, che è una live, anche gli episodi pubblicati su YouTube sono praticamente le live che sono ritrasmesse su YouTube, sono caricate su YouTube. Invece The Adventure Zone è nato come podcast perché i creatori di questo podcast già facevano un podcast, però era un talk praticamente, erano loro che parlavano di varie cose di commedia. E a un certo punto dissero: ma vogliamo fare questa cosa di D&D? Facciamo questa cosa di D&D? Proviamoci! E poi è diventato un format a sé. E The Adventure Zone, allora, chiaramente loro che giocano in quel momento erano alle prime armi, come dire, con l'edizione 5, avevano già giocato a D&D ma con le vecchie edizioni, quindi chiaramente cose un po' diverse. Però mi ricordo il fatto, gli episodi che erano abbastanza corti alla fine, erano massimo un'oretta come sono i nostri episodi alla fine, ma comunque riuscivano a trasmettere la storia. Io mi ricordo i pianti, gli ultimi tre episodi me li sono fatti tutti, me li sono ascoltati tutti piangendo, il primo arco narrativo, un pianto continuo, cioè io ero là a sentire gli ultimi episodi, io me li sono ascoltati penso tutti quanti di fila perché stavo morendo che dovevo sentire la storia, il finale della storia, ma delle cose talmente belle che, guarda, se ci ripenso mi sento i brividi lungo la schiena perché erano delle cose pazzesche. Veramente The Adventure Zone è stato, come dire, il mio gateway dentro D&D. E niente, è stata una storia bellissima perché raccontata poi molto onestamente, anche se ovviamente era tagliata, era editata, però si vedeva che c'era proprio un amore per quei personaggi, per quella storia, arrivati a quel punto, come dire, dietro a... ed è quello che sento anche adesso, come dire, ascoltando noi, come dire, noi giocatori riascoltiamo gli episodi editati su YouTube anche per dare dei feedback, ovviamente, perché chiaramente così è più facile magari evitare certe cose in futuro, se ci sono stati degli errori, delle cose da evitare, non le facciamo più, o diciamo, come dire, però sento anche se è editato, però si sente comunque l'emozione dietro
a quello che è successo, a quello che succede durante ogni gioco, ogni giocata. Scusate, è un momento un po' di sparlare, però. Figurati, ma è giusto, hai perfettamente ragione. Io quello che volevo aggiungere è una cosa semplicissima. Il fatto che comunque, esattamente un po' come hai detto, il podcast è nato un po' per gioco in realtà, perché io per prima non pensavo di portare una campagna Homebrew Multimaster tra cui io, in cui io stessa avrei dovuto, come dire, masterare. Però intanto è stata una sfida, alla fine, siccome ci piaceva così tanto, che abbiamo pensato, vabbè, ok, registriamoci. Noi ci siamo registrati fin dall'inizio, comunque. Fin dall'inizio, fin dalla sessione zero. Io ho detto, oh, ragazzi, ma perché farlo? Alla fine ci sono registrati fin dalla sessione zero. E poi abbiamo detto, ragazzi, ma lo sapete che è bello? Sì. Portiamolo live. Cioè, non ha senso lasciare tutta questa storia così bella, lasciarla lì, senza che qualcuno l'ascolti. E alla fine così abbiamo fatto, l'abbiamo portata live e comunque molti di voi ci seguono, comunque le view le fa, più di 100 view ci sono per il podcast, quindi comunque significa che ci sono più di 100 persone che lo seguono, quindi a ognuna di queste persone io voglio dire grazie sicuramente. Assolutamente, non sono poche e comunque ci fa sempre piacere, ecco, anche attraverso i miei post, attraverso appunto le sessioni o anche per esempio sempre lì a Cat ha delle amiche a cui racconta le sessioni e oramai sono tutti molto investiti, diciamo, in quello che diciamo tutti i nostri amici, le persone interessate a cui raccontiamo queste cose. Piace quello che sta succedendo, anche perché comunque la storia che stiamo raccontando uno è una bella storia a prescindere, cioè proprio bella, mannaggia. Scusate, ma in questo momento cioè sono successe un sacco di cose veramente veramente belle, ma proprio belle dal punto di vista narrativo, non solo, e non lo dico solo perché io ci gioco, ma lo dico anche proprio da storyteller, da persona interessata nello storytelling, interessata a raccontare storie. Cacchio, ci sono stati dei momenti narrativi altissimi. Scusate ragazzi, mi alzo un attimo che qua è esploso tutto. Arrivo. Vai, tranquilla. Vadi. Quindi niente. Quindi sì, sono felice che riusciamo a trasferire questa cosa anche ad altre persone che se vogliono ascoltare naturalmente quello che facciamo. Allora, io un attimo devo un poco raddoppiare questo fulmine che non si vede manco per il cazzo. sì, direi di sì. Il fulmine è importante per il personaggio di Rail. Riascat, il top di Ari che ha il nostro logo, ci stiamo lavorando sopra. Dobbiamo essere sinceri, ci stiamo lavorando sopra. Vorremmo anche noi, io e Sed abbiamo ordinato anche noi delle magliette che dovrebbero tra l'altro arrivare ma non sono arrivate. Problemi X, però comunque sì, speriamo di poterle preparare, di poterne fare tante anche per voi per la prossima, per la prossima convention. Per la prossima convention, esatto. Non ho capito, Five Dragons Collective a Lucca 2023? Allora, quest'anno a Lucca siamo. Quello sarebbe bello, dai, speriamo. No, sì, vabbè, cioè, sarebbe veramente il top. Però sì, vabbè, io purtroppo... È tornata. Purtroppo a Lucca quest'anno devo dare... È tornata, Ari, ti fanno i complimenti per il top. Grazie, bellissimo.
Giustamente. Decidendo se fare una cosa, vabbè, sì, dai, facciamola. Stica, sì, vai. Vediamo un po' se viene. Se non Che viene, facciamo? veramente. No, no, sto provando a fare una cosa qua per vedere se viene una cosa, però. Mi piace, se viene, viene, se no ho fallito. Se no, sti cazzi, va No, bene, dai, dai, figo, figo. No, no, sta venendo figo, dai. facciamo come se non fosse mai accaduto. Vediamo. Sì, dai, è figo. Vediamo, vediamo. Perché bisogna far capire che qua i fulmini sono importanti. Qua se non pregate Valcour finisci in mezzo al mare. Ecco, cioè, statevi attenti, mannaggia, io poi, vabbè. No, non dico Valcour! niente, non dico niente perché sennò faccio spoiler Niente spoiler. della sessione, no, Niente no. spoiler, niente Spoiler. spoiler. No spoilerino io. Però non consiglio spassionato, non litigate con i chierici di Valcour! Ci sta di brutto. Consiglio disinteressato e Valcour! spassionato. Non litigate. Lo dico per il vostro bene. Allora, facciamo pure quest'altra cosa. Dopodiché direi che possiamo chiuderla qui. Sì, direi proprio Allora. di sì. Ragazzi, l'illustrazione direi che è venuta fantastica, non so voi, ma a me fa Però impazzire. ci sta. Sì, molto bella. Descrive perfettamente il momento, la tensione del momento. Sì, cioè, è stato. Io poi, come dire, questo momento l'ho vissuto in panchina, nel senso perché appunto era qua il mio patrono aveva preso possesso del mio corpo e quindi io, come dire, il mio personaggio non ha potuto interagire in questa scena. Però minchia, cioè la tensione era fortissima, cioè io ero veramente in ansia in quel momento, stavo veramente morendo dentro. Vabbè. Perché ovviamente poi questo è il momento in cui anche il resto del party ha visto, cioè l'hanno già visto il patrono, però vabbè, hanno visto altre cose, diciamo. E quindi è stato un momento in cui, anche se il mio personaggio non è potuto essere presente, però io, giocatrice, comunque ho sentito il momento di tensione, cioè non è stato facile stare seduta in panchina e. Poi oltretutto penso che appunto tu lo senta di più perché non puoi far niente. Esattamente, cioè c'è un senso, diciamo, il mio personaggio era incosciente in questo momento, non aveva, stava praticamente dormendo, però sì, come player tu in questo momento ti senti proprio, come dire, che faccio? Che posso Esatto. fare? Non posso fare niente, non posso aiutare i miei amici, non posso fare in modo che questa cosa finisca. Io non so se fare questa cosa, no, vabbè, quasi quasi no. Senza, facciamo senza, dai, sì, meglio. Vabbè, niente, come non detto. No. Vabbè, semmai poi l'aggiusto in post. Però sì, cioè, fondamentalmente è stato un momento pesante e dura da giocatore non essere in grado di intervenire e dover assistere a una scena. Cioè in questa condizione Sì, veramente difficile, anche perché poi, come dire, devi anche interpretare la cosa in maniera tale che il tuo personaggio non sappia certe cose, quindi non devi fare meta, ovviamente, devi essere attento a certo. quello. E quello è difficilissimo, ma tu sei stata molto brava. E Difficile. devo Ce l'ho dire, fatta ragazzi, stavolta. sì, direi proprio di sì. Sto Direi che giro. il disegno è completo. Ringraziamo a Flavia perché direi che Flavia ha fatto un lavoro incredibile, come al solito. Sei riuscita a trasmettere la tensione della scena e poi questa illustrazione la ritroverete, ragazzi, nel podcast della, come si chiama? La 34esima 34. sessione. E,
poi la troverete, penso, anche postata prima sui miei social, sì. Perché io di solito posto le illustrazioni prima, ormai, come dire, anche se non le posto da un po', però penso che a breve posterò una delle prossime. Ti fanno i complimenti, ah? Flavia Selling ti fa, ti fa i complimenti. Oltretutto poi in così poco tempo, parlavamo prima di iniziare la live che dicevamo io per fare una roba del genere ci metto 3 settimane, capito? Lei in un'ora. Disegno stupendo. Vabbè, ma questa è la magia degli artisti che hanno studiato. Sì. Questa è la magia degli artisti che hanno studiato veramente nella loro vita. Questa è la magia della, della follia. La magia della follia, questa è la magia delle persone che hanno la passione anche per Dungeons and Dragons. Quindi quando sei un illustratore e ami Dungeons and Dragons e unisci le cose, questo è quello che viene fuori. Cavolo, che combo, che combo. Esatto. Ti, fan, ti fanno tutti i complimenti, Flavia. Ovviamente anche Plesiot dice bellissimo Flavia, veramente bello, specialmente gli effetti della tempesta. Fighissimi come sempre. Meraviglioso come al solito, amo la composizione, spettacularis. Niente, direi che siamo al, al pieno di complimenti, ragazzi, e siamo anche, diciamo, arrivati, penso, alla fine della nostra sessione. Dice Giselling, che cosa dice? Ma ci vuole anche la giusta fantasia per immaginare la scena e riprodurla poi su carta. Ripeto, è stato tutto la bravura dei giocatori della, della Master in quel momento a descrivere la scena. E la mia ansia che ha, come dire, che ha unito il tutto. La Master, non ha fatto niente. Io no, ma che dici, non ha fatto niente? Ma non, non diciamo cazzate, dai, ti prego. Non mi far parlare, dai. Tutte le volte che descrivi le scene, le cose, io sto sempre là. No, perché io ho il brutto vizio, io faccio parte, ragazzi, di quei master che scrivono. Scrivono pezzi importanti. Ma assolutamente, ma, comunque, ma è però, ci sono anche le volte in cui non scrivo, e quando non scrivo mi sento mediocre, quindi lasciamo stare le mie paturnie, non siamo qui per questo. Non si è mai sentito un calo, posso dire con certezza che non si è mai sentito un calo di qualità. Quindi l'importante è che ci siano le emozioni, ed è esattamente come dice Master Selling, come dice Selling, Master giocatori, e siete che avete creato emozioni, e la storia si crea assieme, ed è vero. Sì. Abbiamo creato, stiamo creando una storia bellissima che spero e mi auguro che voi, con la passione che avete, andiate a sentire su YouTube, mi raccomando, l'ombra dell'albero che crescerà, perché ce ne saranno delle belle. E stiamo continuando a giocare, quindi è una homebrew lunga. Quindi ragazzi, è un podcast, ascoltatelo, c'è passione, c'è amore, ci sono le illustrazioni di Flavia. Io ora veramente direi di chiudere la live, se... ritorneremo qui. Ragazzi, prima di chiudere, ricordo che siamo sbarcati anche su TikTok, quindi se qualcuno di voi fa su TikTok o su Instagram, non dimenticate di seguirci, di followarci, di seguirci, di mettere un bel like e niente, perché lì ovviamente trovate tutte le novità, sia su Instagram, tutte le novità, tutto quello che facciamo quando andiamo live e quando no. E mentre su TikTok siamo sbarcati da poco, però ci stiamo divertendo. E, la live di Glyph of Drawing sarà ogni 2 settimane. Ogni mercoledì alle sempre stessa ora, stesso canale. Ogni due mercoledì ci trovate qui con Glyph of Drawing, ragazzi. Quindi mi raccomando. Non mancate disegnini o dell'albero o anche altre cose. Penso che tra 2 settimane sarà, forse sarà la settimana di Halloween. Quindi è vero, chissà, qualcosa di spooky. Vedremo. Bene, ragazzi.
con lo Spooky e dopo aver detto che torneremo con Glyph of Drawing ogni 2 settimane. Ci vediamo, mi raccomando, ci vediamo la prossima volta. Saluti da me, saluti da Ari, yes, saluti da FDevit Art e saluti da Sham e dalla regia. Ci siamo. Vi ricordiamo che la prossima live è lunedì con Waterdeep, giusto? Sì, lunedì ci sarà Waterdeep, quindi non perdetevelo. E soprattutto, diceva Selling, l'ultima cosa, Selling chiede forse anche creare un personaggio con la chat, è possibile? Quello si potrebbe fare, sì, perché no? Sì. Si può fare tranquillamente. Sì, assolutamente sì. Potremmo farlo questa cosa. È una bella idea, Selling. Magari lo potremmo fare. Sì. Ottima idea. Magari non per la prossima, per quella dopo. Sì, calma. Ragazzi, facciamo un raidino a Wikiroll che in live sta giocando. Come preferite voi? Sì, ragazzi. Mi comunicano da stanze esterne di fare un raidino a Wikiroll. Ok, facciamo un bel raidino a Wikiroll. Direi che per questa sera siamo arrivati, ci siamo visti, ragazzi, e ci vediamo alla prossima sempre con Glyph of Drawing. Yes. Raidino. Ciao. Raidino. Ciao. Mi raccomando, hashtag che emozione. Esatto, sempre l'hashtag che emozione. Mi raccomando. Ciao, belli. Ciao.